Ciao a Bentornati tutti! sul canale. Oggi siamo qui molto verdi, sudati, che fa tanto caldo e con onestamente i video un po' salterini, come avrete notato in questi giorni, perché il matrimonio è alle porte. E anche le finestre. Ok, speriamo che non entri da lì perché è un attimino inquietante come scena. Il matrimonio è alle porte, di conseguenza potete capire che siamo un attimo presi dagli ultimi preparativi. Nello specifico oggi è il, non lo so, oggi però... è il luglio qualcosa. Sì, esatto, e manca esattamente una settimana, o meglio, fra 7 giorni precisi a quest'ora saremo quindi già sposati. Quindi il 27 luglio probabilmente. Esatto, può essere. Fra 7 giorni precisi saremo già belli che sposati, di conseguenza... È chiaro che gli ultimi giorni c'è tutto un corri di qui, un corri di là, un corri anche da un'altra parte per fare le ultime cose, di conseguenza... Sarò onesta, mi sono dimenticata di preparare molti video in anticipo e di conseguenza... Dobbiamo farli così un po', a capocchia. Esatto, e quando riesco li metto su, quindi vabbè, fa niente. Chi se ne frega, oggi siamo qui per sapere quali libri cercheremo di leggere ad agosto, nonostante tutto. Parto io? No. Parti tu? Sì, voglio andare io in vacanza. Vai. Allora, ho scelto una via un po' easy, sarò onesta, nel senso che non sapevo bene cosa piazzare, perché comunque quando andremo via sicuramente compreremo libri, perché non ci crede nessuno che noi andiamo via e non compriamo libri. Quindi probabilmente avranno la priorità in quel momento, ma comunque ci sono cose che io voglio finire di leggere entro agosto. Il primo è sicuramente Pellicole di carta, da Gogol a Tim Burton, 15 romanzi al cinema, ovviamente edizioni Santa Caterina, come potete notare da questa bellissima copertina bianca. Niente, l'avevo iniziato tipo a luglio, se non mi sbaglio. No, aspetta, volevo dire a giugno, ecco, perché già non mi tornava. Luglio è adesso, quindi non è vero. Credo di averlo iniziato a giugno, non lo so, non so neanche chi sono e perché sono qui in questo momento. Sta linea rossa morti. Stampata sul libro. Simpatica battuta. Cioè, per la serie, no? No, in realtà il segnalibro per farvi sapere che sono arrivata a dover leggere la cinematografia di Don Camillo, ma va bene, questo non importa a nessuno. Niente, appunto, l'avevo iniziato tempi or sono, non mi ricordo più, e voglio finirlo entro la fine di agosto, perché se no mi arrabbio con me stessa medesima. E ti pigli a badilate da sola? A badilate no, perché non abbiamo un badile, ma a badilate? No, fa male, magari a librate sì. Mi librerò da sola. Poi voglio finire questa storia di Alessandro Baricco, perché insomma Baricuccio mio poverino è stato messo da parte, l'avevo iniziato credo 2 anni fa. Che hai sentito? Questa storia. Ah, non ho capito, voglio finire questa storia, Baricco non ho capito, hai sentito là questa storia. Signori, questo è un giovane laureato con master. Vabbè, capito? Ma come faccio a sapere che hai detto voglio finire questa storia? Cioè, come facevo a sapere? Perché non lo vedi, no? Adesso sì, ma lo leggo al contrario. Gesù. Cioè, fa già caldo, no? Comunque, insomma, voglio finirlo perché ero arrivata a pagina 60, avevo anche segnato delle frasi, quindi in realtà mi stava piacendo, solo che evidentemente non era proprio il periodo, perché insomma, per arrivare io lasciare Baricco, cioè di cosa stiamo parlando. E poi invece voglio provare ad avere un po' di coraggio e cercare di impiegare meno tempo per il suo fratellino più grande, ma insomma vorrei leggere Warrior Genius di Michael Dante Di Martino, che è il seguito di Rebel Genius, per il quale ho impiegato non so bene quanto tempo, però 123 anni più o meno. Può darsi, però spero con questo di metterci molto meno tempo, perché è più corto, perché ormai sono nella storia e perché comunque essendo il seguito in teoria ormai dovrebbe ingranare più velocemente l'inizio della storia, dovrebbe essere più coinvolgente, più intrigante, perché comunque voglio dire, ormai i personaggi sono quelli, non devi più spiegare chi sono, dove sono, perché sono lì, cosa è successo, eccetera, eccetera. Quindi in teoria dovrebbe essere un pochino più veloce e più avventuroso, diciamo. Sì, esatto. Poi vabbè, ormai ho conosciuto la scrittura, so che posso sopravvivere, quindi ce la si può farcela. Allora, vengo a me, giusto? No, sì. Tocca a me. No, veniamo a noi. Veniamo a noi. Veniamo a noi. Allora, per questo imminente mese di agosto ho deciso di inserire nella TBR 3 libri. Comunque volevo dirti una cosa, che l'elastico non è rosso, è fucsia. Vabbè. Cioè magenta. Come dico, gli uomini conoscono 8 colori. 7. Le donne 7. Le donne infiniti, perché per loro magenta, pesca, cos'è pesca ancora? No, pesca è un frutto, per le donne c'è pesca, c'è... No.
giallo lime. Pesca è lo sport quando vai a prendere i pesciolini. Pesca Pesca, il frutto e di pesca, conseguenza pesca i colori. pesca. Quindi Va pesca di bene, agosto. vediamo i libri che leggerò nel mese di agosto. Primo libro, Thomas Mullen, La città dei bianchi, edito da Nero Rizzoli, è un poliziesco che sembra davvero interessante. Ho letto una recensione entusiastica di Enrico Pandiani su Facebook, che ha decantato le lodi di questo romanzo, definendolo uno dei nuovi più interessanti letti negli ultimi tempi, e quindi ho deciso di prenderlo subito e immediatamente, fidandomi ciecamente di quell'autore, che mi piace molto tra l'altro, e mi aspetto un noir un po' diverso dal solito. Perché mi guarda così? Perché voglio dire una cosa, ha Cosa? deciso di prenderlo subito immediatamente, tanto che gliel'ho regalato io, no? Lui non ha preso proprio un bel niente. Vabbè, ti ho detto quando ti ho detto di No, ma prendermela. mi ha detto, però mi interessa Esatto, questo vabbè, dai, chi libro. l'abbia comprato è tutta una questione di lana caprina. Comunque l'importante è che ci l'abbia, è mio, lo leggerò. Mi aspetto un noir molto interessante, metropolitano, con molto sfaccettato e vi farò sapere in una delle prossime. Come si chiama già? Bucolo o wrap-up? Non ricordo mai, li confondo sempre. Wrap-up. In prossimi wrap-up di come è andata la lettura. Secondo luogo Ti sarò leggerò fedele. sempre per la Nero, della Nero Rizzoli, Pier Giorgio Puglisi, L'isola delle anime. Puglisi è uno scrittore che mi piace molto, sicuramente tra le nuove leve del noir italiano è uno degli autori di punta. E questo libro non segue, diciamo, una saga precisa, perché lui aveva fatto la serie di Mazzeo, poi proseguito con quella di Vito Spada. È un libro a sé. Però ha una particolarità, mentre i precedenti libri di Puglisi si erano ambientati in luoghi non definiti, questo è ambientato nella sua Sardegna, la terra nativa. Mi aspetto un noir molto adrenalinico e claustrofobico e sarà sicuramente una bella lettura. Il terzo libro che ho selezionato per questo mese di agosto, incipiente, imminente, È recipiente. incalzante, Volevo recipiente, invadente, suadente, dirlo io, giuro. pezzente, Addirittura. ridente, soleggiante, Puzzolente. puzzolente, puzzolente anche perché se E perché croccando. Allora, è un pappagallo volò sull'Issel di Kader Abdolà, come sempre, edizioni Iperborea. Abdolà è un autore di origine iraniana che da tempo si è trapiantato in Olanda. Ha scritto delle opere importanti tipo La casa della moschea e Uno scialle a corte d'Europa, che ho detto mi sono piaciute moltissimo. Una scrittura molto avvincente, ma soprattutto molto semplice, diciamo, riesce a esporre concetti e storie universali con una capacità espressiva veramente encomiabile. Quindi un autore che mi piace molto e sono convinto che anche questo terzo romanzo suo che leggerò non mi deluderà per nulla. Direi che le mie tre letture sono quelle, le tue tre letture sono quelle, le mie sono queste, le tue quelle. però non fa una piega. Ineccepibile, come? Direi che possiamo chiudere Possiamo chiudere e andare a scioglierci altrove. a scioglierci al sole di quest'estate. Certo, detto poi in un giorno di pioggia è il Vabbè, top. dai. Va bene, ragazzi. Noi andiamo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao ciao!